siamo qui al ristorante del Cambio, il grande ristorante di Cavour. Abbiamo deciso di chiudere in bellezza questo 2014 con la grande cena di Natale, appunto, in questo ristorante che è un po' il simbolo di Torino. Ci sembrava doveroso chiudere questo anno che ci ha visto molto protagonisti come AIS Piemonte, soprattutto con l'organizzazione del 48esimo congresso nazionale AIS, che è stato un evento importantissimo a livello italiano e non solo, dove si sono fatti conoscere i grandi vini piemontesi e quindi i grandi nebbioli del Barolo, del Barbaresco, del Roero, del Nord Piemonte e poi altre perle dell'enologia piemontese. Il premio Decanter 2014 è stato assegnato a Mario Chiappino, ingegnere, grande appassionato, grande amico, che si è distinto per la sua attività nella nostra vita associativa. Abbiamo pensato questa sera, in questa splendida cornice del ristorante del Cambio di Torino, di abbinare tre vini significativi nell'abbinamento con i piatti. Il primo è stato un grande Pino Bianco dell'Alto Adige, che è stato abbinato ad un piatto fantastico, dei ravioli di spinaci e crostacei, veramente un piatto di alta classe, e soprattutto nell'abbinamento con col Pinot Bianco ha trovato un connubio perfetto. Il cervo, delicatamente in cottura delicata, è stato abbinato al Barbaresco. Il Barbaresco, grande vino del territorio piemontese da Nebbiolo, ha trovato una perfetta unione con questa carne leggermente saporita del cervo, esaltando le caratteristiche sia del vino che del cibo. E poi non poteva mancare il moscato d'Asti, che è la nostra perla enologica piemontese, un grande moscato con il dessert in onore di Torino, cioccolato, delicatamente legato ad altri ingredienti, ha creato un abbinamento nella forte valorizzazione della freschezza del moscato.